Ciao, sono Luca Pappagallo ed oggi cucino per Cookaround e faccio una ricetta molto sfiziosa, ovvero la frittata di zucchine ma fatta in forno. Si comincia? Tra l'altro è molto facile da fare. Frittata di zucchine con le uova. E quindi la prima cosa che faccio è quella di preparare le uova. Metto un po' di sale, un po' di pepe, un paio di cucchiai di parmigiano. Anche 3 cucchiai di parmigiano, belli abbondanti, eh? Un quarto di bicchiere circa, un pochino di più di latte. E ora mescolo bene. Nel caso volete fare una frittata molto alta, molto ariosa, in questo caso qui dividete gli albumi, le montate a neve e poi mescolate tutto insieme. Io non voglio una frittata troppo alta e troppo ariosa. La base delle uova è pronta. Ora si fanno le zucchine. Zucchine, qui tolgo la punta. E comincio ad affettare con la mandolina, lo potete fare anche al coltello, con la mandolina ovviamente vi vengono tutte belle precise. Uno spessore sarà 1 mm circa. Perché così fini? Mi raccomando, fate le cose fini perché la cottura non dovrà essere troppo lunga. Non sono le fiche, di una partita, che ne so, a 7,5 a poker. Servono perché poi le metterò tutte in piedi, ora poi vi faccio vedere. Una tortiera semplicemente imburrata e comincio a metterci le zucchine e le metto in piedi così. Ora non so neanche se queste basteranno, però intanto comincio a sistemarle. Me ne serve almeno un'altra di zucchine affettate. Non le affettate tutte subito le zucchine, magari ve ne direte 4-5, ma cominciate ad affettarle, cominciate a disporle sulla tortiera e poi vedete quello che vi serve. Una leggera salatina. È vero che abbiamo salato anche le uova, però un pochino di sale ci vuole. E ora verso tutto il composto di uova qui sopra. Battetelo un pochino, in modo tale che le uova possano scendere giù. Non obbligatorio, assolutamente non obbligatorio, perché questa può andare direttamente in forno così. Secondo me, mettendoci dei cubetti di formaggio, in questo caso metto del provolone, però voi mettete dell'emmental, quello che volete, insomma, il formaggio che più vi piace. Potete spolverare col parmigiano, potete fare come volete, però un pochino sopra secondo me ci sta bene. E ce lo mettete così proprio. Allora, in forno 190, forno statico per, vediamolo, secondo me non meno di 25 minuti. Cosa più importante in assoluto da dire in questo momento è i tempi di cottura sono 40 minuti. Avevo detto 25 minuti, ma è completamente sbagliato. 40 minuti. Ma ho fatto anche un'altra cosa. Abbiamo spento il forno, abbiamo aperto la porta e l'abbiamo lasciato lì. Perché? Guardate l'effetto. Si deve staccare dalle pareti. Mi raccomando, eh. Ora naturalmente è completamente fredda, è raffreddato. Ora la giro direttamente. A parte lo potrei fare anche in un altro modo, però la giro direttamente perché la voglio mettere su un piatto. Qui è ovvio che le pareti laterali un pochino prendono un pochino più di colore e tacchete, si rigira. E in questo momento qual è la cosa più bella in assoluto da fare? Quella di assaggiare. Me ne prendo una bella fettina. Ora ve lo dico, No, fatela, merita davvero. Buon appetito, alla prossima!